Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per un nuovo video di eFootball 2022. Ma prima di iniziare vi devo ringraziare perché stiamo arrivando a 2000 iscritti e in questi giorni siete anche passati in tanti su Twitch, che vi ricordo sono in live tutti i giorni dalle 22, vi lascio il link in descrizione e qua sopra. Vi devo ringraziare, sto riscoprendo una bellissima community, mi sta piacendo, ci siamo confrontati in live con alcuni utenti, anche qui su YouTube, perché vi ricordo sempre giocare è un piacere, ci sta il momento competitivo, ma ci sta soprattutto il confronto e il crescere insieme. Voi mi avete dato dei consigli, io ve ne ho dati a voi, spero di crescere ancora e di ripagarvi come sto facendo e vi dico grazie. Ma oggi siamo qui per che cosa? Per l'analisi di un modulo, ovvero il 4-2-4 che diventa 4-1-3, poi ne parliamo adesso nel video. Un modulo col possesso palla che sta diventando uno dei più rotti del gioco, o meglio un modulo che sta creando problemi a parecchi giocatori perché racchiude alcune dinamiche interessanti che andremo ad affrontare. Ma come sempre poi ragazzi, lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Allora, parliamo del 4-2-4-4-1-3, perché a seconda di come posizioniamo il nostro trequartista, la nostra punta, il modulo cambia. Io lo utilizzo principalmente con la seconda punta, però è più o meno la stessa cosa, solo che il trequartista sì, agisce più sulle linee. Cosa fondamentale di questo modulo? Ragazzi, i difensori devono essere non veloci di più, prestanti, veloci, che sappiano giocare la palla, e i terzini che devono saper fare un po' tutte e due le fasi. Questo è parecchio, parecchio importante, devo essere sincero con voi. Il mediano, altra cosa fondamentale, il mediano deve essere un mediano. Non possiamo giocare con questo modulo con un centrocampista centrale, quindi se io scambiassi Arthur con Tonali già non andrebbe bene, perché non va bene. La particolarità è che cosa? È che abbiamo i 4 d'attacco non dispiegati così come dovrebbe essere un 4-2-4, ma abbiamo la nostra punta barra trequartista dietro a formare una specie di punto di domanda, più o meno, immaginiamocelo così. Cosa richiede questo modulo? Molto impegno a livello di 1-2 per andare poi a punire, o lanci lunghi per andare a punire l'avversario. Ovviamente si presta a giocatori straveloci. Ok, io con Ronaldo, Leo e Mbappé mi trovo bene. Lewandowski è adattato lì perché l'ho trovato, ma in realtà molte volte uso anche Çalhanoğlu. La cosa che io dico è che si può usare o col possesso palla o con il contropiede. Badate bene che se doveste usare contropiede veloce, a quel punto secondo me è meglio usare due mediani e non solo uno, però parere mio personale. Allora, l'attacco, molto importante avere dei gran colpitori di testa, ma soprattutto, come ho detto, veloci. Io qua sto utilizzando Mbappé, Ronaldo e Leao perché li ho trovati, e Leao in questa posizione andrà a fare un po', io la chiamo la punta dimenticata. Cosa vuol dire? Che quando noi andremo in una manovra di gioco ad attaccare per vie centrali, Leao, che sarà molto più alto rispetto a tutti gli altri giocatori, perché guardate in quale posizione del campo si trova, lo troveremo quasi sempre, ovvero lui sarà molte volte smarcato perché tutti andranno a coprire i nostri attaccanti che saranno sempre centrali. E come fanno? Ve lo spiego subito. Andiamo su tattiche, istruzioni individuali, e qua abbiamo tutte le nostre informazioni per quanto riguarda le tattiche. Allora, attacco 1, difensivo, quindi cosa fondamentale? I difensori in questo modulo li ho messo, i terzini ovviamente, di non salire, perché non ha senso avendo già le punte. Le mie punte stanno lì, c'è bisogno di andare a trovare altro. Se voi lo voleste rendere ancora più offensivo, vi consiglio di fare ancoraggio, ma non per i terzini ma per le punte. Quindi facendo ancoraggio, che ne so, a Mbappé rimarrà centrale, non si sposterà, e in questo caso i terzini saliranno. Io per adesso preferisco fare con difensivo, dove c'ho Wan-Bissaka e l'altro terzino che rimangono fermi perché vado tutto avanti. Quindi io per esempio contropiedi raramente ne prendo, nel senso perché i miei centrali sono lì fermi con i terzini, quindi non, da questo punto di vista siamo coperti. L'ho detto sia a Wan-Bissaka sia a Nuno Mendes. Difesa, allora, dovete scegliere un giocatore
che stia davanti, io vi dico sempre, io dico sempre il più veloce, o quindi nel mio caso Mbappé o Leao. Cosa succede? Contropiede. Alcuni attaccanti resteranno vicino alla metà campo avversaria, non rientreranno in difesa, quindi non sprecheranno energie. Quindi ce l'avevamo sempre lì, quindi io ho scelto Mbappé. Se qualcuno si dovesse trovare male con la punta, può scegliere anche l'esterno, quindi andare proprio largo e sapere che ce l'avete sempre lì. Io mi sto trovando bene adesso. Possiamo usare anche linea bassa, non è male. Io l'ho utilizzato con Tonali, quindi la mia diventava proprio una difesa 5, perché quando metto questa Tonali, vada proprio davanti alla difesa, ma è già un lavoro che svolge. Con linea bassa lo potevamo dare anche all'altro centrocampista, ma francamente io, ripeto, preferisco per adesso fare così, mi sto trovando bene, quindi non ho niente da aggiungere. Difesa 2, come vedete, l'ho messo nell'altro schema a Tonali, però questo è perché voglio, quando attacco molto, avere sempre una copertura, ok? Tonali torna già di suo, questa è una cosa, diciamo, rafforzata. Potreste anche non farlo, perché il mediano è fatto per quello, ce l'avete lì davanti. Io questo è un rafforzativo, perché il modulo è molto offensivo. Io quindi il mio consiglio è di avere il mediano bloccato, i terzini bloccati e puntare tutto sull'attacco. Questo sì. Per quanto riguarda lo stile intesa di gioco, allora, qua è molto più semplice di quello che pensiamo. Allora, ho provato contropiede, ho provato contrattacco, vie laterali, passaggio lungo, tutti e 5. Perché mi trovo meglio con possesso palla? Devo essere sincero. Possesso palla mi permette di gestire il vantaggio quando gestire gli spazi quando l'avversario sta pressando. Gli utenti ormai hanno imparato il pressing, cioè molti utenti ormai pressano, quindi avere sempre uomini che ti danno punti di riferimento è molto, parecchio importante. Se non, quindi io con possesso palla va benissimo, non male con contropiede veloce, però in quel caso dovrei alzare i miei terzini. Sinceramente io per ora mi trovo bene e non lo voglio fare. Prima abbiamo parlato di una cosa importante, abbiamo parlato del trequartista, perché vi ho detto, io in realtà il mio trequartista questo lo metto in questa posizione, quindi una seconda punta. Volendo scendo un po' più basso, quindi non sta cambiando tanto, però in realtà cambia tutto, perché il ruolo del trequartista lavora sulle linee. Lavorando appunto sulle linee ha una porta alla manovra completamente diverso. Questo è una cosa, è un dato di fatto oggettivo, non si può fare. Cambia ovviamente il modulo, passi dal 4-2-4 al 4-2-1-3, che ripeto non è male. Quindi questo è molto, dipende come lo giocate voi. Io ho Lewandowski e non può fare il trequartista, la seconda punta la può fare, il trequartista no, non ha nei passaggi per contro molto forte, quindi non lo userei. Quando passa questo modulo e voglio giocarmi una partita del genere, ci metto Çalhanoğlu, ecco, è già qua, risulta il mio uomo in mezzo al campo che si muove, smista con Arthur e mi trovo benissimo. Le punte, ragazzi, come vi ho detto, devono essere per forza veloci. Va bene anche Vlahovic, che ormai ce l'hanno tutti, però comunque fate un upgrade. E soprattutto ricordatevi una cosa che ho detto anche nei scorsi video: quando usiamo la tattica possesso palla, mettiamo i giocatori in maniera che abbiano il possesso palla. Ok, questo è troppo importante, cioè non posso avere un giocatore che non sa fare un passaggio, non ha movimento, non ha controllo palla, che ricordo, secondo me la statistica che ci vuole deve essere proprio forte in tutti, perché se vi vengono addosso giocatori come Upamecano o altro, che poi vedremo in un video dei top 5 difensori, siamo fritti, cioè non possiamo fare nulla. Quindi io la gioco così, ragazzi, con difensori molto veloci, centrali con i terzini, mediano per forza, Arthur, che in questo caso io poi vi consiglio anche un Pedri, ma ce n'è tanti, può farlo anche Çalhanoğlu quel ruolo lì. Quindi per intenderci quel centrocampista, ho provato anche Milinkovic Savic, non mi trovo bene, deve essere molto veloce, rapido, quindi che si gira veloce. Con Milinkovic sì, avevo un po' più fisico e un po' più di tiro, però non è quello che voglio, perché comunque il gol me lo devono fare quei 3-4 che sono davanti. Non ho bisogno che mi segnino i centrocampisti, se capita bene, però non è una priorità dal mio punto di vista. Ragazzi, il video finisce qua, spero vi sia piaciuto. Usciranno in settimana, come ho detto parecchie volte, un video di FIFA 22 contro eFootball, come siamo adesso, visto che la EA ne ha accumulato un'altra, però dovrebbero aver risolto, poi ne parleremo bene. E poi nelle prossime settimane, se siete d'accordo, uscirà un video dei
top 5 difensori, attaccanti, centrocampisti e portieri. E poi ci sarà l'aggiornamento, ricordiamo, a metà mese, dove verrà fatto un altro grande upgrade e andremo a testare appunto il gioco. Ragazzi, il video finisce qua, vi ringrazio ancora del supporto, che stiamo raggiungendo i 2000 like. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, lascio qui in descrizione il mio Twitch. Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora, bella!